Carla che quasi sembra vera. Piuttosto è una bella sudata per i personaggi impellicciati, quelli sulla troica e gli altri. L'occhio magari si inganna, ma la temperatura è quella che è. Siamo sui 30 gradi, c'è il sole e pomeriggio di domenica a Turate, provincia di Como. Questa infatti è la sfilata dei carri e dei personaggi in costume che chiude il palio di Turate, una delle feste più maestose che si facciano in questo periodo. Ci sono le sei contrade, quelle vecchie perché adesso l'urbanistica e anche la toponomastica sono cambiate. I rioni Boscu, Campasch, Furnu, Pasquè, Pra, Reschignana. L'ispirazione è tratta da famose opere letterarie. Zivago di Pasternak, quello con tanto di neve e guardia rossa, ma ecco anche la contrada Furnu che si produce nell'ambientazione e rappresentazione di personaggi del Don Chisciotte di Cervantes, con tanto di mulini e corteo di decine e decine di personaggi in costume. Ci sono voluti mesi per cucire tutti gli abiti. La contrada Reschignana risale addirittura ad Omero, guerrieri a cavallo dei tempi della guerra di Troia e pezzo forte della rappresentazione, il cavallo di legno che servì per espugnare la città. La contrada Pasquè si ispira al 5 maggio di Manzoni, dunque la morte di Napoleone dopo gli anni dell'esilio, e con la memoria, come in un grande flashback, della gloria degli eserciti, delle battaglie. In corteo poi anche le porte di Turate. Se il passato può rivivere nella ricostruzione e nella finzione, anche la porta di una città può essere, per un giorno festoso, di cartapesta.